Sono Chiara e la mia passione è la modificazione corporea. Ma il mio bisogno di modificarmi non è un bisogno dovuto alle attenzioni, è un bisogno strettamente personale. Ho sentito l'esigenza di sentirmi un po' più femminile. Il mio stile attuale lo definirei abbastanza da Barbie. Diciamo che tutto ciò che è finto tende sempre ad attirarmi di più del naturale. Che ne pensi del fatto che voglio rifarmi il seno? Niente. Visto che mi hai chiesto un parere a me. 'Sì, alla fine è sempre, cioè, tutto quello che faccio lo faccio per me, quindi sarebbe più che altro l'ennesimo modo per vivere meglio con me stessa. Avevo iniziato allenandomi i lobby, sì, anche prima, forse poco prima di 11 anni. Gli occhi tatuati, la faccia tatuata, il collo, il petto, ho 12 scarificazioni, 2 marchi a fuoco, un piercing alle guance dilatati, due piercing anche alle unghie. Quindi ho cambiato un po' più il mio stile a livello di vestiario, capelli, trucco, unghie. Sì. Ora rispetto a prima ho sicuramente un po' più di cura del mio corpo in generale. Le unghie, il modo in cui mi vesto, abbronzatura, trucco, capelli. È un po' più rosa rispetto a prima. Il mio stile attuale lo definirei abbastanza da Barbie, bimbo. Rispetto a prima ho capito che volevo essere anche nella mia quotidianità un po' più femminile, ho iniziato a vestirmi un po' più scollata, gonne corte. Vorrei rifarmi il seno un po' più grande, molto più grande, parecchio più grande. Già ce le ho abbastanza grandi, ma non sono finte. Cioè, il punto è quello. Non sono, per me, belle come lo sarebbero se fossero finte. Tutto ciò che è finto tende sempre ad attirarmi di più del naturale. Le unghie ho iniziato a farmele 4 mesi fa, sì, 3-4 mesi fa. E in realtà sembrano scomode, ma quando sto senza non riesco, cioè che magari me ne si rompe una o le devo andare a rifare, non riesco a fare niente perché ormai mi sono abituata a fare tutto con queste mega unghie. Porto le unghie così perché mi piacciono, mi piace proprio, c'è pure il rumore che fanno, la sensazione quando tocco le cose, al di fuori dell'estetica, che aggiungono comunque una particolarità in più, perché per il resto sono sobria, capito? Quindi le unghie. Quindi le unghie servono. Il giudizio, la parola degli altri, cioè un sei brutta, sei, passami il termine, una troia, cioè sei tu a dare un peso a quello che dice la gente. Se tu mi dici una cosa di cui io sono consapevole o non mi ci ritrovo per niente, per me è aria, cioè non ha senso quello che dici, semplicemente. Abbiamo finito? Sì, sì, abbiamo fatto. Grazie. Che belle. No, che belle per davvero, però. Mi piace questa rosa. Io e Chiara ci conosciamo da 10 anni, più o meno, giù di lì, dalle medie, e quando lei era ancora normale. Che ne pensi del fatto che voglio rifarmi il seno? Penso che sia un po' troppo esagerato. Troppo finte, e secondo me non c'è bisogno. Comunque, se lei si piace così, non c'è nessuna preoccupazione, però mi preoccupa il giudizio degli altri. Per me questo suo cambiamento non ha influito molto, perché comunque se sta bene lei con se stessa, io sono contenta e la nostra amicizia è rimasta la stessa. Io penso che comprendere non sia sempre necessario, cioè alla fine tu puoi anche non capire, non concepire perché io voglia fare una cosa.
che tu non lo facessi, però comunque questo non significa che se io lo faccia influisca su quello che poi può essere un rapporto, cioè alla fine il rapporto è basato su altro, che lei mi dice. Cioè io alla fine penso che anche volendo cambiare ciò che magari è il modo di vestirmi o il modo di truccarmi o i capelli, alla fine rimango sempre quello che sono.